Diamo un bel benvenuto in via Novelli a Paola Bettinaglio. Paola! Prego Paola! Ciao, Paola. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti, grazie! Ciao! Sto a fare passerella, eh! Sei abituata? No, dai. Fai la... no, no! Fai la modella anche? Faccio anche la modella. Mi sembrava a me che avevi già il passo tranquillo, non affrettato di chissà dove deve andare. Ciao Paolo, innanzitutto ti presento i nostri ragazzi e le nostre ragazze che sono entrambi del liceo Opera Sant'Alessandro. Grazie mille. Hanno molte abilità, sanno tutto delle band rock, anzi no, metalliche, giusto? Ah beh. Esatto, poi sanno tutto di Harry Potter. Questo avrei chiedere ripetizioni, perché? Sei un po'... dopo che facciamo? Band metalliche, che rock... piace? Indie. Un po' indie? Brutta piaga, indie. Calcutta, Coez. Va d'accordo. Tanti gente... C'è anche il DJ Zeberetta, che non è proprio... No, com'è? È giusto? Sì, bella sì, ok? Vabbè, abbiamo anche un DJ, perfetto. Abbiamo qui un sacco di persone, ma loro hanno preparato una social car su di te, che... E non vedo l'ora di vedere. Anch'io. Sono molto curiosa. E tutti dicono così all'inizio, poi alla fine dicono, ma che cosa? No, invece no, è bello, la vediamo insieme. Social car di Paola. Paola Bettinaglio è una famosa reality star e modella italiana, nata a Clusone nell'aprile del 1995. Ha frequentato il liceo scientifico Fantoni e si è laureata in scienze della comunicazione all'Università degli Studi di Milano. Il suo indiscusso amore nei confronti dell'attore Leonardo DiCaprio l'ha spinta a scegliere come soggetto della sua tesi il famoso film The Wolf of Wall Street. Nel 2012 inizia la sua carriera sui social grazie ai cookies. I protagonisti del suo primo post su Instagram e amici inseparabili nella sua quotidianità che la portano ad avere attualmente 111.000 followers. Grazie all'impegno e alla determinazione della madre, nel 2012 partecipa al concorso Cinema OK Italia a Caserta e ottiene il titolo di vincitrice. Il lancio nel mondo dello spettacolo avviene con il programma dedicato ai viaggi Donna Avventura, esperienza che le ha permesso di frequentare diversi animali, guidare automobili mozzafiato e indossare vestiti molto sobri. Successivamente inizia a lavorare come modella, talento dimostrato fin da piccola. Neanche i riflettori riescono a fermarla, tanto da passare dall'aria fresca delle montagne al clima tropicale della Polinesia. Pratica surf e palestra, anche se il suo sport preferito rimane la lotta con i cuscini. Ama infinitamente il cibo e la sua filosofia è mangiare tanto fino a rotolare. La sua città preferita è Roma, ma ovviamente ama anche viaggiare in giro per il mondo. Nonostante il lavoro frenetico, la sua meta prediletta è la casa con i genitori Carla e Pietro, che la attendono sempre a braccia aperte. Il tempo libero è dedicato alle sue amicizie più strette, con le quali si diverte a lavare le automobili e a fare pool party. Come le girandole e i palloncini seguono il vento, la giovane Paola segue il suo istinto e per raggiungere i suoi obiettivi salta sempre più in alto. Insomma, possiamo proprio dire che prende la vita a morsi. Grazie, devo dire che mi rappresenta molto. Oh Paola, molto... che bella è questa cosa qua, che sei venuta da noi da Clusone, sei nata a Clusone. Infatti la cosa bellissima secondo me è che proprio, cioè siete, cioè, miei compaesani, quindi... Siamo proprio, cioè qui è proprio la Bergamasca. Io mi sento a casa qui. Ti senti a casa, è vero? Sì. Vuoi qualcosa da bere? C'è qualcosa? Vuoi andare in bagno? No, guarda, già fatto, sono già a posto. Già sei a posto, sono sei a posto. Tranquilla. Paola, allora, sono stati molto bravi a rappresentarti, tra l'altro però ho presentato anche delle domande. Io non so se ti saranno simpatici. Le 7 domande che in queste giorni sono ancora 6, abbiamo risparmiato sulle domande, tanto poi vado io. Ad esempio, ma proprio così. Sappiamo che hai partecipato al programma Donna Avventura. Sì, com'era il tuo rapporto con le altre partecipanti durante quello? Ah, questa è una domanda che mi viene sempre questa l'ha fatta una fatta. Donna, vero che l'ha chiesta, l'ha scritta una donna? Beh, ma è super lecita, voglio dire, gruppo di 4-6 ragazze insieme per 3 mesi, che aiuto. Poi se sono amiche un conto, ma lì vi conoscevate la prima volta. Lì, esatto, non ci conoscevamo, però... La cosa è che, essendo che comunque Donna Avventura è un programma che ti fa stare in viaggio per 3 mesi da sola, nel senso non hai rapporti con la tua famiglia, non puoi stare neanche col telefono, cioè tu per 3 mesi non hai il telefono, questa è una cosa che non tutti sanno. Poi per esempio in terapia per recuperare. Beh, per forza, ragazzi. Senza telefono. Non scherziamo.
E quindi si crea, diciamo, tra le componenti del gruppo una sorta di amicizia, ma quasi di famiglia proprio, cioè ci si sostiene a vicenda. Credetemi, in 3 mesi io non ho mai litigato con nessuno, ed è la prima volta in vita mia, per esempio. Perché no? Non parlavi con nessuno, perché non ha litigato, però non parlavi, no, non voglio dire, no, invece no. Assolutamente, si è creato un rapporto bellissimo. È vero, oppure diciamo perché c'è la telecamera? No, è vero, lo direi. Tra l'altro salutiamo davvero anche Sabrina che fa la camera, grazie Sabrina. Sabrina. Sei la nostra donna avventura, grande, un applauso a Sabrina. Beh, io gli ho imparato anche a stare dietro la telecamera. A differenza delle sue compagne, poteva starsi tutto il tempo a ciurlonare, tanto noi parlavamo, invece lei è concentrata come guidare Bravissima. Un missile. Vai che ce la faccio, vai che ce la faccio, dai che dura. Grandissima, Sabri, tutta la mia stima. E perciò dietro le quinte assolutamente tranquille. Cioè, però eravamo c'è stata molto tranquilli. Cioè qualcuno, non è che sono tutte simpatiche, mica le scelgo, ma che sono tutte simpatiche. Ma sai che in realtà comunque, cioè, eravamo un bel team, molto vario, ma comunque legate. Poi, ad esempio, con una in particolare, ancora? Assolutamente, sì. Con una in particolare, Chiara Carcano, che infatti si è vista anche nelle mie foto, siamo rimaste super amiche, la considero una sorella. Chiara Carcano, quindi, che è di Serigno, giusto? Di Brianzola. Che quando sorride fa sempre un po' il... È una bella ragazza, Bellissima quando... ragazza, bella, ha un bellissimo anche sorriso, dai. Fa sempre un po'... No, non si dice. Non si dice. No, anzi, ma io sono un suo follower, credo, per quello che mi ricordo, vedo le sue infatti le sue anche fotografie. Che è di Serenio, quindi. Vedi, perché avevo fatto il direttore a Monza, contagioso. Perciò tutti quelli che abitano in Brianza, ma io li conosco, sai che sono come quelli di paese, in verità no. Sono 2 milioni di persone, però. No, perciò ecco, siete con amiche. Lei assolutamente, anzi l'ho vista ieri sera, abbiamo andati a cena insieme. Ma io allora posso chiedere una cosa, Paola, certo. Perché dal punto di vista, da questa parte dello schermo, cioè sembra tutto, sembra bello. Siamo tutti felici. Cioè, un giorno siete in costume a prendere il sole in piscina, l'altro giorno siete in discoteca, l'altro giorno aprite la bottiglia. Però penso, cioè, io mi sento anche un po', no, sono qua a casa da solo, non faccio niente, certo. non mi fila nessuno. No, non è un po' questa cosa. Invece c'è un'altra lato, a Paolo, scusami. No, è un tuo problema però questo giorno, cioè, adesso. Ma visto che c'è non... Paolo, voglio potrò parlare dei miei problemi. Capito? Poi ti metto la parcella, cioè, se vuoi. Esatto, però, è un tuo problema, non è un problema di tutti, cioè, giusto per... Volevo sapere da Paola l'altra faccia della luna, certo. L'altra metà della luna, perché Paola, che vedi, è una persona normale come noi, io l'ho toccata anche, è vera, cioè non è che è patinata, è perfetta, ma è vera. È vero. Paola, com'è? Allora, ecco, in realtà Instagram allontana un po' dalla realtà, perché fa vedere questo mondo finto, questo... Cioè finto nel senso che è un mondo vero, però non è che noi siamo sempre a far serata, siamo sempre in costume. Cioè, anche quando magari ci vedete in costume. Sempre in costume. No. Poi dopo mi vestite magari, subito. Magari quando mi vedi in costume ci sono -2 gradi e sono lì perché devo fare una cavolo di foto con quel brand, perché comunque per me è lavoro e in realtà sto morendo. Hai la pelle d'oca alta, 2 esatto, centimetri. E il giorno dopo c'ho la febbre. Quindi, nel senso... tante cose che si vedono o sono lavoro, la maggior parte, perché ormai per me Instagram è un lavoro, o comunque cioè è semplicemente una piccola parte di quella che è la mia vita. Perciò poi non è sempre così, avrai anche tu i momenti di scoperta. Oppure a te succede che vedi le altre e hai quell'effetto che io quando vedo te o vedo Chiara o vedo Ludovica, tutte le altre ragazze che sono... Cioè ti capita di sentirti un po' inadeguata? Ma allora, e onestamente, inadeguata no, perché comunque sono una persona che si è sempre posta degli obiettivi, ho sempre cercato di raggiungerli e una volta che li ho raggiunti sono sempre stata soddisfatta e orgogliosa di me stessa, quindi inadeguata quasi mai, penso, nella mia vita mi sono sentita. Semmai penso che appunto Instagram a volte allontani dalla realtà vera, cioè da quello che è appunto anche il lavoro, perché magari un ragazzo anche della loro età, no, vede noi un pochino più grandi, che sembra che appunto facciamo questa sorta di bella vita, e dice vabbè è bello, la vita è questa, no. Invece no. No. Però c'è qualcosa di brutto che capita, nel senso qualcosa appunto, la fatica l'hai già raccontata, magari non lo so, nello scatto fotografico fa freddo, però ci saranno anche, lo so, le paure che hai, ci sono dei momenti in cui le debolezze di una persona. Certo, no? Assolutamente, spesso anche la debolezza, perché comunque è un lavoro che viene fatto giorno per giorno e non sai mai domani cosa ti porterà, cioè nel senso o sei tra virgolette sul pezzo, sempre, e devi stare comunque al passo con i tempi, non so, nasce Instagram TV, ok, mi informo, come funziona, cosa devo fare, come devo
cioè, ti viene anche un po' l'ansia, cercare... cioè, certo, perché certo. Non sei l'ansia... mai arrivato, diciamo così, non diciamo non sono arrivato. È vero. Questo è il limite. E quindi bisogna avere appunto la bravura di stare al passo coi tempi e di cercare di, anzi, anche un po' anticiparli. Tu, ad esempio, cosa stai vedendo adesso? Cos'è l'ultimi trend, visto che tu li segui? Cosa va di moda? Allora, secondo me adesso un'app che andrà tanto è 21 Buttons, non so se la conoscete, è un'app di moda appunto dove ormai tantissime influencer... Lui sì, grande. Meno male, è il professore che fa gli insegnanti, però guardi, bravo, è grande. Sai cos'è, va bene. Giusto così, è giusto, scusa. Infatti io apprezzavo molto. E appunto è quest'app dove le influencer mettono i propri vestiti, cioè nel senso mettono i loro outfit con i link ai siti dove comprare quella determinata maglia. Quella poi determinata ti pagano però tipo... cioè più acquisto. Comprano, è lì ancora esatto. Più dura, perciò non è che lo metto e basta, mi dai, perciò è più dura. Esatto, c'è cioè comunque ma un ritorno. Ma per venire qua, tu hai qualcuno che ti dice, vado lì, mi dai un vestito tuo, c'è cioè un abbinamento di quel sì, tipo lì? Sì, certo, allora per noi influencer esistono gli showroom, che sono una sorta di collegamento tra il brand e l'influencer, che danno vestiti e appunto a volte li regalano, a volte li prestano, a volte appunto sei pagato proprio, per indossare. È un luogo fisico? Sì, sono dei luoghi fisici. La Gardaland di quella che facciano i vestiti. Certo, tu vai, ci sono diversi brand, scegli quello che più ti piace, quello che più è del tuo stile e appunto poi decidi di indossarlo in diverse occasioni. Tu lavori con i social, quindi siamo, è scritto, non sono io stavolta, quindi siamo curiosi di sapere quanto si guadagna mediamente a post. Allora, ovviamente il guadagno medio dipende da quanti follower hai e dalle tue statistiche che sono gli insight, quindi quanta gente effettivamente poi risponde alle tue domande, ti segue realmente. Sì, è tutto un discorso di engagement. Però più o meno quanto è la cosa, più o meno? Tu? Io? Allora diciamo, non io, ma Chiara no, perché non si può dire, ma una X. Mettiamo 100.000 followers, okay. Più o meno. Puoi chiedere a post sui 400, okay. Mettiamola così. Poi valuti tu anche in base a quanto ti piace il prodotto, certo. Che tipo di, cioè io ho fatto anche post gratis perché magari volevo quello stivale, il brand però porto a casa lo stivale. Però porti a casa lo stivale. Certo, porti a casa lo stivale. Magari sono arrivata da sola a quell'azienda e quindi... mi è capitato. Ma che bello è Paola, io posso ringraziare Paola perché c'è sta omertà che tutti sembra che era. Ma dice la verità, ma che bello è. Possiamo dargli noi 400 euro a Paolo che ce l'ha detto? Dopo Paolo, firmi tu la gli regaliamo lo stivale che c'ha su. Esatto. No, facciamo così. Forse non è che dire, marca però. È questo? Questi li ho presi da Zara, guarda, 20 euro. Porco cane, volevo fare pubblicità a Zara, ci ha fregato. Cioè, volevo dire così, fai pubblicità, così ti danno a te 400 euro perché è stata gentile. No, questi me li sono comprata io. Che cacchio. Signor Zara, possiamo parlare con Carlo? Non sarà Carlo, se si chiama la signor Zara. Signor Zara va bene. Signor Zara. E che cavolo, diamo almeno sti 400 euro a fare. No, scherzo, però... Facciamo diventare ragazze immagine di Zara, che cavolo, perché chi fa pubblicità gratis? Nessuno. Paola, tu hai già, non si può dire perché su Instagram devi essere... Hai già? Un fidanzato, si può dire che è un fidanzato, non hai un fidanzato. Mi guardi dire, già dai. Così, metti si già in imbarazzo, metto la lampada qui. Paola. Si può dire, sì, sono fidanzata. Da poco. Fidanzata, da poco, ma che bello, come si chiama lui? Giulio. Giulio? Che... Giulio, sei tu? Si chiama Giulio? No! Caramba! Non mi sa chiamare Chiara Carcano con la De Filippi, però. Mette qui, caramba che sorpresa, è Giulio, no, ok, Giulio anche lui. Giulio anche ma Giulio lui, anche sì. Tu ti chiami? Ma pensa a te il caso. Ma vedi, quando uno fa bella televisione, guarda cosa esce, tutto gratis, imbrodiati. Sai cosa è bello? Avere i collaboratori, avere i partner che credono in te. Quando io dico una cosa, Paolo fa, sì, oh. Tutto provato, hai visto tutto bene sta cosa? No, beh, niente. Giulio, dove l'hai conosciuto Giulio? Parti qua adesso? No, dov'è? La domanda era un'altra comunque. Hai ragione. Allora, cominciamo dalla mia, che mi esatto. Piace dire. Poi, allora, no, in realtà... A Donna Avventura, anche se non si vede, perché è un po' così, è un po' come Instagram, cioè alla fine tu vedi il bello, però poi c'è tanto dietro certo. Che non si vede. Donna Avventura è un programma in cui non c'è una troupe, quindi tutto quello che vedete è fatto da noi. Essendo che eravamo sempre così prese, avevamo sempre cose da fare, cioè noi ci alzavamo presto al mattino, andavamo a letto sempre dopo l'una di notte e credetemi, lavoravamo tutto il giorno, cioè io mi ricordo che magari avevamo mezz'ora di pausa, io e Chiara, ci mettevamo il timer... E così, proprio crollavamo sul letto e ci risvegliavamo, cioè giuro, perché davvero lì, e quindi onestamente
il nostro primo problema non era trovarci un uomo o una figura maschile in quel momento, comunque. Trovare poi, tra l'altro, letto io... era il problema, per dormire proprio. Esatto, gli interessava più andiamo a letto, ma noi e il letto e basta. Ma esatto, probabilmente era molto più importante un letto con un uomo. E tra l'altro poi vabbè, io anche ai tempi di Donna Ventura ero fidanzata ma con un altro. Con, lo ricordiamo, Davide. Davide, pace l'anima sua. Nel senso, pace l'anima sua, infatti avevo paura che... aveste messo qualche delle foto niente, perché sennò Giulio si offendeva. Infatti, no, bravo, allora le ragazze sono furbi, bravissimi, e già sapevano. E quindi onestamente io non avevo neanche quel problema lì, non è che dovevo trovarmi un uomo, già ce l'avevo a casa che mi aspettava. E ti ha aspettato poco, perché poi dopo... Eh sì, dopo tre mesi... Invece Giulio come l'hai conosciuto? No, ma velocemente così, tanto per sì, dire. Sì, sì, no, Giulio l'ho conosciuto a un workshop a Roma perché sto studiando recitazione da poco. E lui invece è un attore, quindi siamo conosciuti. Ti ha convinto questo... parlando così tutto un po', oppure... Beh sì, è uno che parla molto così. Però... Cosa ti ha affascinato di lui? Cosa ti è piaciuto? È molto bravo, quello. Cioè, a me piacciono le persone belle sgamate, determinate e brave. Cioè, devi avere una passione che ti muova in qualche modo. Lui c'è. Bravo a fare l'attore. Bravo a fare l'attore. Anche in altro, però comunque sicuramente... Allora chissà quando avrà successo, lavoro. Perciò... Ha già successo? Sì. Sta studiando? Sta studiando, ha fatto delle cose, però insomma... Non posso dire più. È fortunato in amore, non è che può pretendere di essere fortunato infatti, subito anche nel lavoro. Stiamo calmi. Bravissimo, stiamo calmi. Esatto. È vero che per partecipare al programma Donna Ventura devi essere almeno alta 1,70? Chi è che l'ha detto questo? Chi l'ha detto questo qua? Giulio, no, Giulio no. No? A Giulio ha detto che piacevano anche più basse, non c'è problema. Ah, vabbè, andiamo bene. Sarà qualche ragazza... Tu, Ludo, l'hai chiesto tu? Voglio presenza di qualche amica. L'hai chiesto tu? Io e un'altra ragazza che oggi non c'è, ce l'avevamo fatte questa domanda. E quanto è alta la ragazza che oggi non c'è? Come te. Tu quanto sei alta, Ludo? Io sono alta 1,60-65. Porca bestia, te la sei giocata. No, ragazzi, questa cosa ci tengo proprio a chiarirla. Perché in realtà io ero la più alta e sono 1,70 risicati e tutte le altre erano tranquillamente più basse, ma il problema in televisione è essere troppo alti, perché la televisione è orizzontale, ragazzi, cioè se non ci entri perché non mi hanno ci messo entri. Seduto, io sono 1,87, se sto in piedi sono spacciato, invece mi fanno sedere. Esatto, e cioè Nana Avventura, il programma è Nana Avventura e poi e no, poi scherzo. Si è adattata. Sembrano no, alti. C'è una ragazza che è una super veterana, si chiama Ana, non so se qualcuno segue il programma Donna Avventura, ecco, lei è altissima e ha questo problema, cioè davvero è troppo alta. Tante volte deve guidare sempre così, perché sennò non la inquadro e esce fuori dalla... E tra l'altro lei, prima di essere presa da un'avventura, adesso è una super veterana, ma ha dovuto fare i casting 4 volte, perché non la volevano per perché questo problema. Perché puoi farli più volte? Ah, davvero, non sapevo. Non è che ti scartano una volta, tu puoi tornarci. No. Tu quante volte l'hai fatto, Paola? Io quella una volta e quella è andata bene. Gente di Clusone. Tac, sì, dai. Subito. Ti trovi bene nel tuo paese? Ti riconoscono? Ma allora... Abiti lì adesso oppure sei più milanese? A Milano, sì. A Milano. Da 4 anni che abito lì. Ma come ti vedono quelli cioè, della valle? Ti dicono, quella che è andata a Milano oppure quando torni? Ma in realtà un po' e un po', cioè tanta gente magari fa finta di niente e preferisco così, no? Nel senso, cioè, nel senso parliamo magari anche di altro, non mi chiede troppo su quello che faccio perché... Tu lì vuoi essere comunque, esatto, comunque Paola. Esatto. Non, quello perché... non quello che appaio, ma quello che sono. Bravissimo, ma anche perché comunque io veramente sono Paola poi nella vita di tutti i giorni. Cioè, anche questa cosa di Instagram che uno magari si fa un'idea delle persone che siano, vai, non so, in un determinato modo. Cioè, alla fine siamo tutti ragazzi normali. Cioè. Certo. E quindi... No, credo che poi Paolo, questo so che dico magari una cosa retorica, però poi alla fine emerge chi sei, cioè chiaro, le persone esatto. In gamba, no Paolo, di solito emerge il vero di una persona, perché magari sì, puoi sì, imbrogliare, sì. Puoi essere patinato, puoi mettere su, però poi alla fine se non hai spessore, se poi appunto, cosa dici? Sì, credo che uno, dovendo anche avendo un'esposizione così continua, alla fine sarebbe una fatica in più, beh, è quasi tutto, insostenibile eh? Credo, sì, sì, sì. Quella di dover... È chiaro che poi uno cerca sempre, comunque anche nella vita reale, di far vedere il meglio di sé. Cioè, quello nessuno sempre. Di noi il posterebbe pubblico... in Instagram una sua foto in cui è uscito male, perché giustamente uno sceglie di anche è la parte bella di noi, in qualche la parte modo. Buona. È una vetrina per tutti. Però appunto, Instagram. Se poi l'immagine è troppo lontana da quello che sono quotidianamente, credo che sia una fatica davvero un po' inutile. Paolo dice, ma chi è questa? No, è Paolo, ma come Paolo? Non sembra neanche lei, invece no, è proprio lei. Ma questo è un grave problema di Instagram, perché purtroppo ci sono talmente tante app con cui uno può modificarsi che...
io stessa a volte non riconosco le influencer con cui magari devo lavorare. Ah, pensavo io stessa non mi riconosco. No. Oh, allora, io per fortuna non ne abuso di queste app, però davvero tante ragazze che magari veramente su Instagram sembrano pazzesche, che dici, no vabbè, che ciao. Poi voi donne però quando le vedete siete quelle di, guarda questa qui. No, io credimi non le riconosco. No, non le riconosco. Perché, allora, a parte che su Instagram sembrano tutte altissime, non è così. Sono tutte altissime, invece tutti 1,65, tutti massimo. Proprio. La maggior parte sono basse, ok? Solo che chiaramente Instagram, foto dal basso, gamba e cioè. Cavolo, sembri ma chi sei? 1,80. Però la Turani che è venuta qua era alta la Turani. Ma perché la Turani faceva la modella, è esatto, fa ancora la modella, penso. Scusate, quindi. Perciò diciamo non volevo offendere, scusate, ho detto soltanto così. Ma tu sai parlare il dialetto clusonese? Allora, se cominciamo a parlarlo, magari mi viene. Però devo dire che l'ho un po' perso. L'hai un po' perso. Chi qualcuno parla il dialetto qua? Qualcuno che mi faccia una domanda in dialetto. Qualcuno faccia una domanda in dialetto, c'è? Ma tua famiglia, la gabbè che ti ha la modella o perché ti studiare o godoto? Vabbè, io lo amo fisicamente. Posso portarlo a casa con un altro dei miei figli, ma che è simpatico. Soprattutto quando non so un disco, lui me lo dice perché sa tutti davvero i CD. Però allora, la risposta quale potrebbe essere in dialetto? Sai che faccio fatica. È dura, eh. Aspetta. E tu basta e dici pota. Esatto. Pota, je content. Je content. Dai. Pota, bravo, je content. È andata. No, allora, nel senso che i miei genitori sono sempre stati, chiaramente, cioè mi hanno sempre sostenuta. Però io sono anche laureata, quindi voglio dire, comunque scusate, prendiamo le distanze. Non perché in voglia... In cosa ti sei laureata? Però nel senso che per loro era fondamentale che io mi laureassi, quindi voglio dire, se io mi fossi alzata una mattina e avessi detto, oh, vado a fare la modella, ciao, forse mi avrebbero detto un cosa attimo. Fanno i tuoi? I miei sono umilissimi. Come i miei? Cioè, non sono persone normalissime. Operai, impiegati? Sì, mi ama impiegati, mio padre è operaio. Come e mamma. Quindi voglio dire... Però quando appunto hanno visto che riuscivo a fare l'università, riuscivo anche a lavorare, fare quello che veramente mi piaceva, cosa potevano dirmi? No, certo, perché la domanda è, non fai una cosa di convenzionale, vado a fare l'insegnante, vado certo. Anche, adesso non vado tutti, vado a fare la commessa, cioè tutti i lavori sono, hanno una dignità. No, chiaramente. Però so cosa vai a fare, punto. Lì cosa fai? Penso che mio padre faccia molta fatica a spiegare cosa come faccio. Spiega tu, è la modella, dirà tuo padre. Sì, no? Esatto, mio padre è la modella, fa delle foto per dei marchi. Vedi la faccia di tuo padre, che l'hai inquadrata la faccia? Ma quelle che lì. Sì, quelle robe lì di Instagram. Ma e hai comunque, fratelli? Scusa. No, che sono riuscita a fare Instagram a mio padre, che quindi mi guarda le stories, mi commenta, quindi adesso comunque no, è stato un bello step. Commenta. Scusa, ti commenta? beh sì. È pericolosissimo. Beh, allora, cioè, ragazzi, io ho postato una foto in un hotel in cui ero, in cui mi si intravede un pezzettino di gluteo. Mia mamma mi ha chiamata disperata, cancella subito quella foto. Mio padre anche. E l'importante è sapersi anche un po' giudicare, essere oggettivi con se stessi e quindi dire, boh, magari sta foto è un po' too much, magari sta foto... Too much. Okay. Cioè un po' troppo, ecco, certo. un po' troppo. E tu, ma e anche i nonni oppure? I nonni ancora ci sto lavorando. Ah, ci stai lavorando, che quello mi immagino quando arriverai i nonni. Proprio... No, piccolo consiglio, nonni no, Instagram però. Commenta il nonno dura. No, io vorrei fare Instagram. Ah, a tua nonna, certo. E no, meglio di no. Magari poi, però... no, poi usano come... No, è meglio di no. Ma, no, perché mi viene in mente anche una cosa. Nel senso che nei commenti, tuo padre commenta e commenterà, però nei commenti ci saranno anche, cioè non tutti saranno dei lord, penso per voi che siete belle ragazze, no? C'è purtroppo c'è anche gente che... Dei gran maiali, possiamo dire una cosa del genere in televisione? Ah, no, sì, è vero, no? Si può dire, dai, perché è così. Comunque sì, chiaramente ci sono anche quelli, però ti dico appunto, io cerco di non mettere foto così spinte da provocare chissà quali reazioni, Quindi sono ancora contenibili sul mio profilo. Poi vedi, magari ci sono certi profili che invece... Certo, perché lì dobbiamo imparare anche noi un'educazione a come gestire questi momenti, no? Perché certo. Non siamo esattamente come diceva Paolo, dei nostri genitori che ci vedono e non sanno... No, i nostri genitori, io che sono già un genitore, però che vediamo nelle nuove generazioni,
anche gestire queste situazioni non siamo abituati, perciò certo, un po', certo. No, come fai quando uno nel senso è volgare, ti insulta, poi tu hai un'immagine comunque da difendere, perciò devi essere coerente al tuo personaggio. Sì, assolutamente, giusto? Però per fortuna devo dire che non mi è mai capitato di essere insultata tramite Instagram, quindi per me questa è una fortuna. Poca roba, quindi so di gente invece che... Cioè, alcune cose sono cominciate a diventare anche pesanti. Ultima cosa che ti chiedo è invece quelli che non ce la fanno. Cioè, tu sei comunque, per ora hai detto bene, bisogna sempre stare sul pezzo, sì. Non è mai finita. Non è che adesso sono arrivato, una volta prendi il posto fisso, infatti. Invece no. Adesso non è più così, al di là del posto fisso è davvero... però quelli che magari volevano fare come te, ma adesso non ce l'hanno fatta, perché appunto non hanno avuto le chance che hai avuto tu, non hanno avuto la costanza che hai avuto tu, le capacità che hai avuto tu, le incontri, le vedi, ogni tanto c'è qualcuno che ha cominciato e poi hai perso di vista? Allora, sì, sicuramente in questo lavoro devi avere sempre un piano B, secondo me. E quelle che ho conosciuto, alcune ce l'avevano e quindi brave loro, altre no, e sono dovute reinventare in qualche modo. È così. Anche io stessa, come ho detto, appunto, sono laureata, penso di avere delle competenze. Scusami, è vero, non ho risposto. Comunicazione e marketing. Vabbè, proprio il nostro mestiere, insomma. Sì, comunque, esatto. E sento di avere comunque delle competenze per poter fare anche altri lavori. E chi ti aiuta a fare il lavoro? Perché tu hai un lavoro. Sì. E sei solo tu oppure è un'equipe? Abbiamo visto con... sono incuriosito, mi è intrippato questa cosa di chi ti aiuta e come fanno. Certo. Le cose. Allora, ho dei fotografi che mi aiutano, delle truccatrici, esempio, quella che mi ha toccato. Oggi diciamolo, Martina, chi è? Certo, Giulia Maggio. Indirizzo? No, scherzo. Così. Beh, così su Instagram. Ah, anzi, Giulia Maggio, taggata, okay, Giulia, perciò Giulia. Hai un po' di persone che ti truccano. Sì, esatto, che magari a seconda, anche ieri per esempio ho fatto uno shooting, c'era ancora lei, però a volte cambio, nel senso ho diverse persone. E poi da poco c'è una ragazza che invece mi aiuta proprio a curare il profilo, è una sorta di agente in qualche modo, che mi aiuta anche a trovare brand eccetera, che si chiama Virginia. E da poco che lavori con lei? Da poco. L'hai trovata tu o t'ho trovato lei? Guarda, pensa, esce con un mio amico e quindi ci siamo conosciuti a una cena e poi chiacchierando. Tu eri già con Giulio? Io sì, ero lì con Giulio. Con Giulio, ero... Perché Randa, cosa fai tu? Ah, faccio la gente. Guarda, io faccio... Vi siete trovati così? Ci siamo trovate, sì. Nel il destino detto, della vita. Guarda, passa in ufficio da me, ne parliamo e così è stato. È seria, una persona perciò... È molto seria, è molto brava, sgamata, una donna proprio... No, super sul pezzo. Stai dicendo una donna con gli attributi, nel senso... volevo dire, che è uscito sul fumetto, ma chissà tua nonna cosa diceva poi. Va bene, Paolo, che bella intervista è stata anche oggi, ragazzi, vero? Siamo stati fortunati oggi, nonostante il tempo fuori sia brutto, no, scherzo. Grazie mille Paolo, davvero che sei stata grazie con noi, a te, grazie davvero a voi, di ragazzi. Cuore in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo. Grazie. Davvero miglior fortuna possibile. Grazie Paolo, grazie ancora Paolo Bettinaglio. Per Via Novelli Donna Avventura Social Club, oggi Paola Bettinaglio si esibirà nel Lotto Volante. Vai Paola. Vai, alza, vai, brava, guarda. Puoi anche muoverti, tu, vai. Seguila, ecco, brava. Stai calmo te, fai, oh. Guarda che grande, guarda che evoluzione. Fatta la galleria, adesso torna. Mamma. Ok. Ehi. Ho voluto fare un po' di evoluzioni, era tutto calcolato. Ok, la prova c'è, adesso facciamo la vera. ho deciso di fare questo giro, okay. Era tutto calcolato. Era tutto calcolato, la prova è andata. Hai deciso tu. La prova. Va bene, identico, allora adesso lo registriamo perché non pronto? Avevo registrato. Per Via Novelli, Donna Ventura Social Club, Paola Bettinaglio si esibirà nel Lotto Volante. 2. Ma perché non... Oh, guarda. Guarda, Ragazzi, però, cioè... Se me lo dicevate io preparavo a casa. Infatti, cioè. Fine. Giulio, vuoi provare tu?
Facciamo provare Giulio un attimo, veloce. Giulio, hai fatto brillare, lui rideva. Giulio, vieni qua. Fatti. Fai il cavaliere, tu che hai il bel... Vieni, proviamo. Adesso io e Paola ridiamo. No, perché... Adesso devi fare un otto con me e lui. Ecco, proprio così. Sembra facile, ma non lo è. E non si chiama Giovanni, si chiama Giovanni.